Faremo un qualcosa di veramente particolare. Faremo il patè col cuore del tonno. Tutti quanti conoscerete il patè de foie gras, il patè d'anatra, il patè d'oca. Noi invece lo faremo col cuore del tonno, che a mio dire è veramente ancora più pregiato rispetto a quello d'oca, perché mentre in un'oca trovi già 1 chilo di fegato per fare il foie gras, per prendere 1 chilo di tonno. Per prendere 1 chilo di cuore di tonno, deve prendere un tonno di oltre 100 kg, forse anche 150. È sempre ancora più complesso trovare il cuore. Adesso vi faccio vedere i vari passaggi. È molto semplice. Per prima cosa, togliamo la pompa del cuore che non ci serve. Dopodiché, tagliamo il cuore a fettine e poi a pezzettoni. Come vedete è un pochino scivoloso. Procediamo alla preparazione di questo patè. Nella padella antiaderente ho messo spicchi d'aglio, foglie d'alloro e rosmarino. A questo punto ci metto il cuore del tonno tagliato a pezzettoni grossolani. Lascio che evapori un pochino. Adesso che sta evaporando, per insaporirlo, gli metto un pochino di curry, che non mi serve tanto per il colore, tanto per dare un po' di sapore. Una pizzicata di sale, così mettendogli il sale li butta più acqua possibile. Non molto perché il tonno in se stesso è salato e anche il curry è molto saporito, quindi. Adesso metto in parti uguali, io mi regolo a occhio, vino bianco e un pochino di acqua. E faccio cuocere senza coperchio fino a quando si è assorbita l'acqua. Quindi a dopo. Adesso i liquidi sono evaporati tutti, per cui vado a togliere l'aglio e ci aggiungo un pochino di olio extravergine di oliva. Lo copro e lo lascio coperto per almeno altri 2-3 minuti, controllando sempre che non, quando alzo il coperchio, che non faccia gli schizzi d'olio addosso a me. Adesso vado a togliere gli odori, quindi l'alloro e il rosmarino. Non vi preoccupate di abbondare, perché più odori ci sono, meglio è. Sono trascorsi con l'olio circa 3-4 minuti, adesso spengo, lascio raffreddare un pochino prima di passare al mixer. Passiamo al mixer. Se occorre possiamo aggiungergli dell'altro olio di oliva, così rende l'impasto più pastoso. Ecco, è pronto. Vedete la consistenza piuttosto corposa. Allora, cosa facciamo questo e dove lo utilizzeremo? Punto primo, così come è fatto, lasciato raffreddare con un coperchio, lo possiamo mantenere nel frigo anche 10 giorni. Se invece vogliamo tenerlo un pochino di più, dopo che lo mettiamo nel vasetto, andiamo a sterilizzare il vasetto. Questo per quanto riguarda la conservazione. Invece per quanto riguarda l'utilizzo, possiamo prendere delle fette di pan carré, magari è quello integrale o quelle cereali ancora meglio, oppure dei crostini di pane e spalmarlo da solo oppure allungandolo con un pochino di Philadelphia. Fra un po' vi farò vedere i vari esempi. Allora, su delle fette di pane abbrustolite ho passato il patè
patè di tonno misto alla Philadelphia e l'ho spolverizzato con della buccia di limone e della bottarga di tonno. Un buon antipasto particolare, molto in per qualche sera speciale. Un po' di vino bianco ed è fatta. Ciao! Col patè di cuore di tonno, bottarga e buccia di limone.